Bentornati a Clive Barker's Gergo, qui con voi è sempre il vostro Zio Papillon. Nell'ultima parte abbiamo visto il buon Lighthammer cercare di ucciderci fallendo e stiamo proseguendo il nostro cammino. Tanto qua leggiamo qualcosa, vabbè, bla 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 bla, l'ufficio britannico ha deciso di usare Blackwatch. Sì, ok. Bello. Comandante tedesco, perfetto. Sembrava già distrutto di suo. Comunque, come abbiamo visto nell'ultima parte, adesso abbiamo la possibilità di andare nei corpi di qualunque persona, visto che il capitano Ross è stato I bersagli ucciso sotto due tiro. parti fa e noi adesso abbiamo il potere di entrare nel corpo di qualunque persona. Comunque, cioè il capitano Ross ha il potere di entrare in qualunque persona e noi siamo il capitano Ross. Sembra una cosa molto molto brutta, però in realtà non è vero. Non so se ci sarà un modo più facile, proviamo così, perfetto. Ah, ci deve essere proprio una devo andare con la tipa, non mi ricordo chi era. Ottimo, vai Rolling. Credo fosse colpo che dobbiamo usare per andare a uccidere il coso. Ah, ma non c'è nessuno. Ah, io pensavo che ci fosse un mi. Una di quelle robe che sparavano prima. Porco cane, che piccione sei, ciao. La vedo magra. Uccidere di nuovo che Rowling va giù. Ah, sono riuscito a tirare su Rowling per un pelo. Fanculo, cavi dalle balle, Dio santo. Ecco, morto. Siamo morti tutti, ottimo. Figuraccia da parte mia, direi abbastanza standard. Sai com'è? Devo per forza. Palle. Va bene, adesso giro non mi faccio inculare. Dio, che banda di imbranati, Dio santo. Vabbè, anch'io non sono proprio un Nemico in vista. genio. Sono un genio. Aspetta, adesso voglio usare Delgado. Allora, ragazzi, eccolo qua, Delgado. Delgado è l'unico che mi dà veramente fiducia. Se Rowling si cavasse dalla Eva. Ottimo. Mamma mia, Delgado, che forza! Che forza, ragazzi, che c'ha questo. Oh, usiamo anche questo. Il coglione. Aspetta, ci ripariamo un attimo. Delgado ha rischiato di uccidere padre Rollins prima. Qua preferisco rischiare di uccidere i miei compagni, cosa che tra l'altro non credo si possa fare normalmente, purtroppo. Preferisco utilizzare questa posizione che è un vantaggio, perché non mi stanno sparando proprio per niente. Esplosione, vediamo un po' che ci ha avvantaggiato. Sono due morti, dobbiamo andare per forza a soccorrere, almeno Rawlings. Infatti sono andato a fare Jones, ho sbagliato, c'era Rawlings. Pazienza, tu hai la tua fede, ricordati. Merda.
muori. Beh, Delgado devo dire non è molto sportivo. Però è, è una forza incredibile. Mamma mia. Macina colpi come un fabbro. Merda. Beh, sono duri, però questi alieni. Mamma mia, in questo scenario ci sono una valangata, Dio santo. Noi continuiamo a tenere alto il ritmo. Ottimo. Incredibile, Spero succeda veramente qualcosa di figo dopo qua, perché sennò veramente è una tristezza, non voglio morire. No, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, una valangata di nemici. Ho già deciso quali titolo dargli a questa parte. Proseguiamo, andiamo in questa bellissima galleria. Scudo di fuoco. Urco 2. Urco 2. Quindi... adesso ho capito forse cosa serve. Vabbè, ho sbagliato. Dovevo usare il coso, ma sono stato fortunato. Lo scudo di fuoco. In questo momento non si stanno verificando eventi di grande entità. Seppur questo agguato che mi ha assolutamente inchiappettato. Ma c'è quel cazzone di padre Rollins che viene subito freddato. Ottimo. Adesso sto cazzo. Sti cazzi che riusciamo a andarli a rianimare quegli altri. Perché non li abbiamo uccisi tutti. Sì, dai, Deliado, andiamo a aiutarlo perché dobbiamo per forza aiutarli. Merda, ho sbagliato. Cazzo è? Ecco, ecco, siamo morti. No, è rimasto solo Delgado che muore puntualmente adesso. E ne è comparso anche uno da dietro, il nemico. Non vale. No. Comincia il punto di controllo, dai, che non era tanto lontano. Sto giro utilizziamo meglio Delgado, direi. Sarebbe meglio. Guardate, laggiù. E ricominciamo a bacchettare. Ah. Uno direbbe che dovrei usare il scudo di fuoco, ma io dico che è da perdente. Preferisco morire. Preferisco morire. Altri nemici. Nuovi amici. Nuovi amici. Okay. Ottimo. Non benissimo. Muori, stronzo. Obbligato di merda. Appena in tempo sono riusciti a... Ok, faccio una ritirata strategica, ragazzi. Non prima di aver rianimato Rory qua. Ma lui sembra uscito da Matrix... Ah, scatto, scatto! Mamma mia. Che ormai dei coglioni. Bravissimo, Delgado. Forse li abbiamo fatti fuori tutti. No, forse ne manca solo uno. Invece di riuscire a... No, a triturarlo, invece no. Ecco, perfetto. Colpiti ma non uccisi. Ci salviamo. Possiamo proseguire. Per grazia divina.
guarda che si va. Vuole che lo seguiamo ancora una volta? Ancora quel bambino inutile. E anche questa musichetta del cazzo, bravo. Che musica del cazzo. Oh, one shot, one kill. Okay. Bambino di merda, Dio santo. Non che abbiamo molta possibilità di esplorazione in questo gioco, devo ammettere. Continua a percepire entità extracorporee nelle nostre vicinanze. Yeah. Voglio Jones. Voglio Jones. Alright, Jones. Hey Ross, mi senti? Se hai bisogno delle mie proiezioni astrali, ti lascio il campo per un po'. Basta che mi assicuri di lasciare il mio corpo nelle stesse condizioni in cui lo lascio. Wow, adesso possiamo anche usare Jones, quindi tutta la truppa al completo per effettuare operazioni astrali. Ok. Tira la leva. Ottimo. Proseguiamo. Boh, non è che abbia molto senso quello che è appena successo, ma quale gioco ha mai un senso alla fine? Vediamo un po' chi arriva. Vediamo che colpo mi devo prendere. Oh, che cazzo è? Che cazzo? Boh. Comunque tra poco avremo un'altra imboscata. Abbiamo incontrato uno strano tipo che conosceremo tra poco, presumo. Direi che possiamo per ora salutarci dal vostro Zio Papioni. Iscrivetevi e commentate. Iscrivetevi anche a Daryl The Hall, il canale dove faccio video insieme a altre teste calde. Un saluto per ora, un arrivederci al vostro The Real Zio Papioni. Ciao!